Siamo la prima grande città in Italia che utilizzerà per l'agricoltura l'acqua depurata che viene dal depuratore. Pensate che quest'acqua oggi, una volta depurata, finisce a mare ed è un'acqua pura che può essere utilizzata tranquillamente per l'agricoltura. Grazie a questa condotta che abbiamo finanziato con i fondi del Ministero delle Infrastrutture, Catania sarà la prima grande città in Italia a utilizzare a scopo irriguo quest'acqua. C'è questo tubo che passerà sotto il Simeto, quindi senza turbare l'equilibrio ambientale del fiume, e finirà in una gigantesca vasca dove ci saranno la possibilità, col consorzio agrario della Piana di Catania, di irrigare una vasta zona della Sicilia. Pensate che recuperiamo 8 milioni di metri cubi d'acqua l'anno. È una cifra impressionante, vuol dire grosso modo 9 miliardi di litri che andrebbero perduti nel mare e che verranno utilizzati per irrigare le nostre campagne. Sono orgoglioso che Catania sia la prima città a fare questo grande passo avanti in termini di rispetto dell'ambiente e di attenzione verso l'agricoltura. Sì, certo. 600 litri d'acqua al secondo equivalgono a circa 80-90 mila abitanti allacciati a tutto, quindi sono in aumento con certamente l'ampliamento dell'impianto. Noi abbiamo realizzato tutto il questa dialogo, condotta, questa condotta 12 chilometri, dove rosso sotterraneo, rosso è quello che stiamo facendo, attraversamento sotto il Simeto, sotto il Simeto, sotto il fondo del Simeto, e alla fine finisce in una grande fine, sotto mesi se ne è parlato qualcosa. Sì, perché quindi mandano prima un sondino, no? Un sì. Sondino per modo di dire. Foro piccolo, pilota. Foro pilota. Sì. E poi dopo con questa massa va a diametri sempre maggiore. È realizzato il foro. È arrivata a sopra d'uscita. Complimenti, grazie per la visita, complimenti, grazie, è un piacere.